con un connubio tra natura e cultura torna anche quest'anno l'iniziativa L'Andarta al Furlo. Quando si aprirà la 15ª edizione del festival e quali sono le novità? Si apre il 7. Noi apriamo sempre di sabato perché se piove si può rimandare a domenica. Si apre il 7, alle 15.30 comincia ad arrivare la gente. C'è il nostro curatore d'arte Andrea Baffoni che farà la passeggiata all'interno del boschetto dove finalmente dopo 5 anni abbiamo chiuso l'anello nel bosco che sono tutte piazzole. E dopo si farà la presentazione di Tutto ruota e di Forme nel vento che sono le ultime due opere di Antonio Sorace. Poi si vedrà una parete intera della casa, perché la casa degli artisti è una, poi c'era la casa dell'ingegnere. Siamo sotto la diga del Furlo, a 20 minuti da Fano, in un bosco, e lì c'è una parete intera dedicata al romanzo murale, l'ho chiamato, in mosaico. Abbiamo questi due mosaicisti meravigliosi che vengono da Catania e che ci hanno fatto in 2 anni il racconto della Land Art al Furlo. Sono più di 200 opere, loro ne hanno scelte quelle che le emozionavano di più. Poi dopo si va nella Galleria Elettra, che sta nella Casa degli Artisti, si presentano i cataloghi e poi alle 7 finalmente c'è il concerto di Arbitri Eleganzie, che è una band di Senigallia che presenta il terzo disco che si chiama Per tutte le altre destinazioni. E poi la sera siamo insieme come sempre, alle 9 si accenderà questo faro gigante delle Forme del vento. L'iniziativa è aperta alla cittadinanza? Sì, è tutto aperto, tutto gratis, tutto meravigliosamente divertente. Antonio, ed è stato concluso il percorso ad anello nel Bosco di Sant'Anna? Dopo 15 anni chiudiamo con questo percorso che in realtà inizia 5 anni fa. Avevamo promesso 100 opere, cioè 100 piazzole di 2 metri per 1. Le 100 piazzole sono pronte e gli artisti le hanno dipinte, mosaicate, intarsiate, e quindi è un bel percorso all'interno di un boschetto. L'idea nasce dalla strada che unisce naturalmente, che non divide. La prima piazzola è una piazzola che ha 4 piedi di 4 colori diversi e questo già ci dice quello che noi chiedevamo agli artisti, non abbiamo dato un tema, quindi ciascuno ha potuto esprimersi come ha voluto. E sarà anche l'ultima del percorso annuale di Land Art. Diciamo che finisce la chiamata, la call. Prima chiamavamo gli artisti, ci mandavano dei progetti e noi selezionavamo. Dal prossimo anno chiameremo 2 o 3 artisti per fare opere scultoree, diciamo, importanti. L'edizione 2024 è inserita negli eventi di Pesaro 2024. Questa edizione, fra l'altro, è inserita negli eventi di Pesaro. Noi ci vantiamo di aver partecipato con la nostra a 5 eventi in 5 comuni pesaresi. Vi aspettiamo il 7 settembre e saremo felici, come ogni anno, di offrirvi anche un bel brindisi.